La prima del Don Giovanni di Mozart ha aperto ufficialmente ieri la 60ª edizione del Festival dei Due Mondi a Spoleto. Applausi a scena aperta per una rappresentazione che convince. Fuori invece misure di sicurezza molto elevate. Cecilia Porro. Successo pieno per l'inaugurazione del Festival di Spoleto, edizione numero 60. Una città che, pure se sotto la pioggia, ha ritrovato la voglia di festa e ha accolto gli appassionati tornati a riempire gli alberghi dopo la paura del terremoto e che fronteggia un'altra paura, quella del terrorismo, facendosi trovare preparata e vigile. In teatro, gremito, va in scena l'opera che conclude la trilogia dei lavori di Mozart sul libretto di Da Ponte. Per il Festival di Spoleto un progetto di continuità che riguarda regia, direzione, orchestra, scenografia e costumi. Tutto ha girato a meraviglia in questo Don Giovanni che la regia di Giorgio Ferrara ha voluto poco comico, con una forte presenza della morte e un'ambientazione cimiteriale. È Kierkegaard a indicare la linea. Quasi sempre in scena i personaggi che assistono allo sviluppo della vicenda, conferendo unità e nuove prospettive all'intreccio. Una versione rispettosa del libretto, eseguita da interpreti convincenti, incorniciata dall'ottima scenografia firmata Ferretti lo Schiavo. Applausi per tutti, molti anche a scena aperta. Si replica domani alle 15.